Ciao ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Quando pensiamo ai cinecomics, pensiamo sempre a Marvel e DC. O meglio, cioè, chi ne sa un minimo pensa a Marvel e DC. Tutti gli altri pensano Marvel, supereroi Marvel, Marvel, Marvel ovunque. E non pensiamo mai, noi italiani, alla domanda: ma il cinema italiano ha mai prodotto un cinecomic valido, tra l'altro? La risposta è sì, ragazzi, la risposta è sì. Difatti vi ho selezionato questi 4 cinecomics italiani da guardare assolutamente. Veramente, se vi piace il genere, io ve li straconsiglio, anzi vi costringo, vi obbligo. Quindi, detto questo, iniziamo con questi 4 film, di cui il numero 4 è... Lo chiamavano Gigrobot. È un film ispirato a un'omonima serie manga, di cui io non so assolutamente niente, non mi sono nemmeno informato, perché io i manga non li leggo. Quindi, ovviamente, non me ne frega un cazzo. Però, perché questo film è così bello? Allora, è così bello perché è stato prodotto nel 2015 da Gabriele Mainetti e vede due attori di spicco del cinema italiano, specialmente di quell'epoca. Cioè, in quell'anno lì, Claudio Santamaria, che già si conosceva, però stava iniziando a farsi vedere dal grande pubblico, Luca Marinelli. È una storia figa, bellina, dove non c'è CGI. E il fatto che sono riusciti a realizzare un film in questa maniera particolare, così, senza l'uso della CGI, tanta roba, tanto di cappello. Qui c'è inventiva, c'è la mentalità giusta per affrontare un film del genere. Claudio Santamaria è il protagonista di questo film, un povero disgraziato, un ladruncolo a 4 soldi, non vale nulla. Finisce nel fiume, nel Tevere, e trova una sostanza radioattiva che lo trasforma, che gli dà i superpoteri. Qual è la superforza? Molto bello. E qui Luca Marinelli fa proprio la parte del cattivo, cioè un cattivo senza regole, che non ci sta, non spietato, ragazzi. Grazie. Però quasi, ci si avvicina molto, caratterizzato veramente bene. È un film che straconsiglio. Si trova alla numero 4, ma secondo me sono tutti alla pari questi film. Cioè, si trova alla numero 4 perché magari è più vecchio di questi nella lista, mettiamola così, dai. Passiamo avanti. Andiamo ultra fast al podio, al numero 3. Dove troviamo Il ragazzo invisibile, film del 2014 prodotto da Gabriele Salvatores. È stato realizzato anche un sequel che ovviamente non ho visto e che non vedrò, forse, non lo so, dai. Non chiudiamoci queste porte, i film alla fine li vedo tutti, anche se fanno schifo. Questo film parla di un ragazzo, immaginate voi, un ragazzo escluso, un ragazzo timido, bullizzato, il classico ragazzo che vediamo nei film, no, che sta tutto nel suo, tra l'altro prende anche voti di merda a scuola, quindi neanche a dire intelligente, ma non si applica, no, nemmeno. Tra l'altro gli piace una ragazza, e questo ovviamente che fa? Non se lo fila per niente, è la classica storia del ragazzino emarginato che aspetta l'avvenimento che gli svolti la vita. E avviene una festa di Halloween dove lui si era messo questo costume da supereroe a sua detta molto bello. I bulli l'hanno preso per il culo di nuovo, lui ci è rimasto male per l'ennesima volta. Però quando torna a casa e si guarda allo specchio, scopre di essere invisibile. Però questo potere lo può usare solo ed esclusivamente quando è nudo, e ha una durata limitata. Quindi gli è capitato anche qualche volta di ritrovarsi visibile nuovamente. Non è bellissimo, specialmente se è completamente nudo. Difatti anche nel film si ammala qualche volta. Poi c'è un avvenimento anche che dà un nuovo andazzo al film, quale la scomparsa di due suoi compagni di classe. Un ragazzino, anche lui, che veniva bullizzato, però a differenza del protagonista andava bene a scuola, e un bullo, giocatore di tennis. Ora non vi sto a raccontare altro perché non voglio raccontare tutti i film, non ha senso. È un film che consiglio, sorprendente specialmente perché quando mi è capitato più volte di vederlo nei titoli Netflix non gli ho dato mai una chance. Questo perché secondo me La Locandina è troppo da bambini, veramente veramente troppo. Lui, ragazzino lì con il costume di spalle, non sa d'un cazzo, ricorda Robin l'aiutante di Batman, proprio per dirvi il livello. Quindi è stata fatta una scelta sbagliatissima secondo me dalla copertina. Però, ma giudicare un libro dalla copertina o un film dalla locandina, iscriviti al canale, quindi anche questo via libera, vai a vedertelo subito. Detto questo, numero 2, signori, ci siamo? Siamo vicinissimi, signori, con un film uscito nel 2021, anche questo prodotto da Gabriele Mainetti. Qui c'è due volte Mainetti e tre volte il nome Gabriele, proprio nelle pellicole, dico. E anche questo prodotto da Gabriele Mainetti, uno specialist del genere, a quanto pare, nel cinema
italiano produrre questi film. Freaks Out, un film che ho già sponsorizzato, ho già promosso, è un film ambientato nella seconda guerra mondiale, dove vede protagonisti questa banda, questi circensi, perché adoperano nel circo, lavorano nel circo. Anche qui vede attori di spicco come Pietro Castellitto, di nuovo Claudio Santamaria che ritorna. Gira e gira, ragazzi, per la filmografia italiana, gli attori sono sempre quelli, cioè chi più chi meno sono sempre quelli. E Favino, nonostante sia perennemente in ogni cazzo di film italiano, non c'è in nessun cinecomic. Forse non ti hanno scelto? Lo so. Il periodo storico di Freaks Out è la seconda guerra mondiale. Qui siamo al circo di Mezza Piotta, gestito da Israel, l'ebreo. Ci sono quattro personaggi principali che compongono questa banda di circensi. I circensi sono quattro freaks, quattro persone con delle capacità molto strane e hanno dei poteri effettivi. Una ragazza che produce scariche elettriche folgorando qualunque cosa tocchi. Cencio, un ragazzo albino capace di controllare gli insetti. Fulvio, un uomo bestia affetto da ipertricosi, interamente ricoperto di pelle e dotato di forza sovraumana. Quindi è un Chewbacca, possiamo dire. E Mario, un nano con un leggero ritardo mentale, la capacità di controllare gli oggetti metallici. Allora, le aspettative per questo film erano alte. A dire, dai, erano alte, perché insomma, quando in Italia vengono prodotti questi film ci sono sempre aspettative alte, perché ne fanno così pochi che i pochi che fanno te ti aspetti proprio. Mi è piaciuto, però non mi ha fatto impazzire. Non saprei adesso neanche dirvi il perché. L'ho visto solo una volta e, come vi ho sempre detto, per fare recensioni e parlare approfonditamente dei film necessita di una seconda visione, tripla visione, insomma dipende da cosa stai cercando e cosa vuoi raccontare a proposito. Io non me la sento di fare una recensione su questo film, però me la sento di consigliarvelo, perché si torna lì, ragazzi. Se siete amanti del genere e avete già visto tutte le pellicole Marvel e DC, non sapete cosa guardare, date un'occhiata a questi film, perché il minutaggio scorre molto bene, le storie anche. Quindi Freaks Out come numero 2 azzeccatissima, considerando anche che è molto recente, considerando anche che è una storia ultra particolare. Approved, let's go on, man, let's go on. Fino alla prima posizione, occupata da Diabolik, prodotto dai Manetti Brothers. È un film del 2021 che vede come protagonista, come ho già detto all'inizio video, Luca Marinelli, Miriam Leone, proprio l'eccellenza della bellezza italiana, mondiale, possiamo dire mondiale, perché Miriam Leone non ha letteralmente niente da invidiare a nessuna donna al mondo. Poi Valerio Mastrandrea, nei panni dell'ispettore Cinco. Brevemente, per chi non conosce la storia di Diabolik, ci sono state fatte serie TV, a cartone ovviamente, fumetti, tanti fumetti, quindi andatevela a recuperare, ragazzi, giusto per darvi un'infarinatura generale, non è che tocca andare nello specifico storia per storia. Comunque sia, questo film parla del primissimo incontro che c'è stato tra proprio Diabolik e Eva Kent, avvenuto nel terzo albo della serie originale. Nel film siamo a Clairville negli anni 60, la città è nel terrore più totale per via di questo ladro chiamato Diabolik, appunto, che scorrazza per la città, ammazza gente, crea casini, crea problemi. Esso vive in una villa sotto l'omonimo di Walter Dorian, vive con la fidanzata Elizabeth Gay. Non mi sto anche qui a dilungare tanto, ragazzi, perché essendo un'avventura singola ci trovo poco senso, perché hanno già detto che faranno il sequel, forse ne faranno un terzo. Io spero facciano una bella cosa programmata su Diabolik. Questo era un film che su di sé aveva tantissima aspettativa, veramente tanta, perché il cast, i big three italiani li hai, Miriam Leone, Luca Marinelli, Valerio Mastrandrea, va benissimo. La storia ce l'hai, è mancato un'inventiva in più, forse è mancato quel qualcosa che te vedi nei cinecomic Marvel e DC. Forse non so quanto il budget possa dipendere, le produzioni italiane non hanno quel budget, si parla di numeri essenzialmente bassi, o comunque sia c'è una differenza, un gap rilevante tra produzioni USA e produzioni italiane. Nulla toglie che non sia un bel film, nulla toglie che non sia un film godibile, anzi lo è, lo consiglio. Alla male buttare via 2 ore, ma 2 ore quante volte sono buttate via nella nostra vita dicendo perché cazzo l'ho fatto, perché cazzo ci sono andato e via discorrendo. Dai, perché se vi garbi il genere, di sicuro questi film vi garbano, ne sono sicuro. Fatemi sapere
sapere cosa ne pensate voi, se l'avete già visto magari qua sotto, sotto i video, ragazzi, perché non mi lasciate mai commenti. Io non so mai che pensate. Cazzo, andiamo, ditemelo un pochino. I like sono importanti, ma anche i commenti, secondo me sono più importanti i commenti, perché almeno so cosa pensate. Mi date anche qualche suggerimento in più sui contenuti che vorreste vedere. Pensateci, ragazzi, pensateci. Detto questo, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video.